bless you! Vera, abbiamo parlato di quello che possono fare le piccole e medie aziende per in qualche modo tutelarsi rispetto a tutto quello che sta accadendo. Parliamo invece di noi semplici cittadini. Come possiamo difenderci da tutte queste restrizioni che spesso e volentieri sono contraddittorie, sono nebulose, sono anche vessatorie nei nostri confronti, nei confronti della nostra libertà, le multe ad esempio? Come sempre Robert, la soluzione la dai tu nelle domande. Hai detto una parola chiave, contraddizioni. Quindi il modo per i cittadini semplici di cavarsela, ma non di cavarsela perché dobbiamo fare i furbi, ma proprio di alzare la testa contro queste restrizioni contraddittorie, è appunto appellarsi alle contraddizioni. Sono quelli il loro tallone di Achille, perché se qualcuno viene sanzionato perché è in giro, semplicemente sotto l'isolato della propria abitazione, e viene sanzionato da forze dell'ordine che non vedono di buon occhio che lui è uscito semplicemente a prendere una boccata d'aria, allora innanzitutto c'è il principio inviolabile della libertà personale. Quindi come facciamo noi cittadini a tutelarci? Innanzitutto non firmate nessun verbale di sanzione. Potete dare il vostro nominativo, certo, perché quello è doveroso darlo, c'è il riconoscimento, ma a quel punto come diamo noi il nostro nome e cognome, le nostre generalità, deve darle anche chi vi sanziona. E a quel punto è chi vi sanziona che si prenderà la responsabilità di stare a violare i principi della Costituzione italiana sulla libertà personale. Quindi siccome la Costituzione italiana è al di sopra di qualsiasi DPCM decreto legge, se io secondo te sto violando un DPCM, tu mi stai violando proprio addirittura la Costituzione italiana. Quindi anche qui spuntarla è facile, l'importante è essere seguiti bene, perché c'è una Costituzione che ci tutela e che però purtroppo molto spesso si ha paura. Allora, un altro messaggio di speranza è: non abbiate paura, perché comunque la Costituzione è dalla parte del popolo, non dalla parte del regime. Saremmo ancora una monarchia, invece siamo una repubblica, una res pubblica, cioè siamo una cosa pubblica di tutti e nessuno la può violare. Rifiutando però di firmare si rischia qualche cosa? Può essere il cittadino obbligato dal poliziotto a firmare? Obbligato con la pistola alle tempie? Questo può essere l'unico obbligo che un cittadino potrebbe avere? No, diciamo che non c'è nessun obbligo, perché siamo anche in un paese libero, in realtà siamo in un paese dove c'è libertà di parola, di pensiero e anche di movimento. L'unica cosa, si potrebbero avere delle sanzioni giuridiche, ma a quel punto, ripeto, appellandoci a tutte queste contraddizioni previste, non la si potrebbe spuntare molto molto facilmente.